Approfondimenti per Virginia Raggi. Trattasi di batosta. Nei municipi di Roma al voto nella giornata di domenica il centro-sinistra batte nettamente il M5S. Centro-sinistra vincente al Liturno in 8 municipi e davanti abbastanza nettamente nel 3. Movimento 5 Stelle schiantato, sotto il 20% a Montesacro e sotto il 15% a Garbatella. Centrodestra zoppicante, tanto nell'8 quanto nel 3 municipio dove però tra 15 giorni sarà ballottaggio per la conquista di Piazza Sempione. A trionfare davvero però è l'astensionismo, scrive Risultati Elezioni Municipi Roma. Il centro-sinistra, guidato dal giovane leader del centro sociale La Strada Amedeo Ciaccheri, strappa al primo turno la presidenza dell'8 municipio all'M5S. Anche Giovanni Caudo, ex assessore all'urbanistica della Giunta Marino, prevale sull'ex vicequestore Francesco Maria Bova indicato dalla Lega, e con il 42% delle preferenze tornerà tra 2 settimane al ballottaggio. La cifra che connota il voto nei municipi romani sembra essere il disincanto, si reca ai seggi solo un avente diritto su 4. Ha votato, infatti, il 27,08% degli aventi diritto, 78. 511 persone su 289.912. Il M5S Capitolino e la sindaca di Roma Virginia Raggi sono, però, i veri sconfitti della tornata elettorale del 10 giugno. La presidente M5S uscente del 3 municipio di Montesacro Roberta Capoccioni passa dai 25.669 voti raccolti nel 2016 a poco più di 8.600 e il delegato della sindaca Enrico Lupardini, ex presidente M5S del Consiglio Municipale, raccoglie appena 4.271 voti di list contro i quasi 18.000, 17.707, raccolti dall'ex presidente a 5 Stelle Paolo Pace, oggi passato tra le file di FD. Da Garbatella sfida al Campidoglio da Garbatella Ciaccheri, che riconquista il quartiere storicamente a sinistra, lancia la sfida politica al Campidoglio, fatta di una presenza forte e visibile sul territorio non soltanto come attivista, ma anche come giovane volto di un'esperienza culturale e sociale molto forte nel quartiere, che ha sostenuto la rielezione del vicepresidente della Regione Lazio Massimiliano Smeriglio ed è apprezzata dallo stesso presidente Nicola Zingaretti. Nonostante il commissariamento della sindaca Raggi abbiamo riconnesso e dato protagonismo alle realtà civiche e sociali del territorio, rivendica Ciaccheri nella notte di ieri, appena si assicura la presidenza meno. Prima con i consigli popolari e poi con il percorso di partecipazione alle primarie di coalizione. E la risposta delle cittadine e dei cittadini al malgoverno e all'incapacità dell'amministrazione Raggi. Buono il risultato del PD sia in 8 municipi, dove si assicura oltre il 25% delle preferenze, sia in 3 dove scavalca il 24%. Per il centrodestra in 8 sia Fratelli d'Italia sia Forza Italia si assicurano ciascuno poco più del 10% dei voti, mentre guida il centrodestra in 3 FD. Tacciono in queste ore il Campidoglio e il M5S, dopo una sconfitta ampiamente annunciata nonostante la presenza della stessa sindaca Raggi agli eventi di chiusura dei suoi due candidati. Noi vogliamo fare le cose per bene. Non vogliamo dare una mano di bianco per nascondere le crepe ma ripararle, aveva detto Raggi a Parco Schuster, sostenendo la candidatura di Lupardini meno. I risultati non si vedono subito ma poi la crepa non si riapre. Ma la città sembra non volerle concedere altro tempo.